Bună ziua tuturor! Ne aflăm astăzi în legătură cu scriitorul Sandro Veronesi. De curând a fost publicată traducerea romanului Colibri, apărut anul trecut în Italia la editura La Nave di Teseo, varianta românească apărută la editura Litera în luna mai a acestui an. Traducere, numele traducătoarelor se văd pe ecran. Și avem bucuria să-l avem alături pe Sandro Veronesi, care cu acest roman a câștigat premiul Strega în 2019, dar care putem să spunem, fără teamă de a greși, că este un obișnuit al premiilor literare. Este al doilea roman cu care câștigă premiul Strega, ceea ce a fost egalat doar de un singur scriitor italian de până acum, Paolo Volponi. Primul roman cu care a câștigat Strega este Haos Calm și voi reveni asupra lui. Este un scriitor care trăiește și scrie în Roma acum, dar s-a născut la Florența. A debutat în 1988 și, așa cum spuneam, deja de la începutul anilor 90, romanele sale au primit premii literare dintre cele mai de seamă, premiul Viareggio, Campiello, dar și premii europene, Prix Femina, premiul Mediteranean pentru scriitori străini și iată două premii Strega. Sandro Veronesi nu este necunoscut publicului român. Trei dintre romanele sale au apărut deja în anii trecuți la editura RAO. Este vorba despre Forța trecutului. Romanul este din 2000, și a apărut în 2008 în traducere română. A urmat Arde Troia, publicat în 2011, și în același an Haos Calm, cel care luase premiul Strega în 2006. Acum, la editura Litera, așa cum spuneam, Colibri, care apare foarte repede după publicarea în Italia și mai ales după ce a obținut premiul Strega. Abbiamo quindi oggi con noi uno scrittore che è un habitué dei premi letterari, che alla fine di un tour de force di un anno, perché dopo aver vinto lo Strega ha fatto un po' un giro d'Italia e ha avuto tante di quelle interviste e dialoghi in tutti i modi e recensioni che probabilmente, ecco, una in più non sarà per niente insolita. Forse è la prima, invece, la prima intervista che fa per il pubblico romeno. Quindi tre i suoi romanzi finora pubblicati in romeno, ecco il quarto, che è già stato molto ben accolto dal pubblico, ha avuto anche recensioni sui blog e, visto il tipo di romanzo e la sua forma, la presenza sui blog e le recensioni dei blogger, quindi dei giovani, sicuramente non possono che significare che ha colto nel segno. La prima domanda che mi viene in mente è in che misura lo considera un libro italiano o no, visto che si svolge tra Roma e Firenze, ed è un libro con una forte identità italiana. Ma si può parlare di un libro italiano o non necessariamente? Beh, sì, è un libro italiano, è molto italiano per quella parte di qualsiasi romanzo che possa essere attribuita a una nazione, al di là del fatto che si appartiene principalmente alla lingua alla quale si consacra l'opera e quindi è italiano non fosse altro che perché è scritto in lingua italiana. E poi è italiano perché dà conto come sfondo e come contesto di una vicenda che come tale potrebbe svolgersi anche in Romania o in qualunque altro paese del mondo, di una borghesia, ce ne sono tante di borghesie in Italia, non c'è altro che borghesia ormai, però
quella borghesia di fine secolo che un po' sta sparendo, che cercava di vivere ancora nella tradizione molto italiana del bello. Cioè, a un certo punto nel romanzo io dico, io nel senso che questo narratore dice che l'unica collante che faceva restare insieme i genitori del protagonista, che in tutto e per tutto non si trovavano, non era una coppia assortita bene e quindi non era una coppia felice, era il gusto per gli oggetti, era il gusto per il bello, no? Questa è un'ossessione, diciamo, anche molto italiana, l'ossessione per la bellezza, ed è un'ossessione storica, tradizionale, che è passata di casta in casta. Prima riguardava i monarchi, i papi, poi piano piano l'aristocrazia, e poi è passata nelle mani della borghesia questa anche mania alle volte della bellezza. Però la globalizzazione, devo dire, che sta un po' livellando, e quella borghesia lì, che ha tutti i difetti di tutte le borghesie, è quello che per me è un pregio molto italiano, però appunto di stare attenti alla estetica, non è solo italiano, perché mi risulta che uno dei modi di dire storici della Jugoslavia era morire nella bellezza, non mi ricordo come si dice in serbo-croato, ma insomma è un modo di concepire la morte in questo caso. Ecco, nel caso dell'Italia più che altro si pensa a vivere nella bellezza, non a morire nella bellezza, e in questo diciamo, in questo sfondo che ha un'attitudine estetica, non per decisione estetizzante dello scrittore, ma per volontà naturale dei personaggi che sono rappresentati, è molto italiano. Infatti, per curiosità, quante traduzioni ha avuto finora questo romanzo? Guardi, non lo so, tra quelle che sono già state fatte e quelle che sono state semplicemente prenotate, sono tante. So che c'è perfino il persiano, per dire. Però non so quante, perché via via io poi mi comincio a appassionare quando vedo il libro, quando vedo anche solo l'immagine della copertina in lingua e con dei caratteri alle volte che io non capisco neanche dove ci sta scritto il mio nome. Allora lì la cosa mi sembra molto seria. Mentre il numero non lo so, tanti però, tanti, perché praticamente, come al solito, la Svezia no, fanno i difficili in Svezia. Forse sarà perché danno il premio Nobel, ma anche Klaus Kalmo ci hanno messo 12 anni per tradurlo, quindi chissà, saranno lì a pensare, lo faccio, non lo faccio. Ma a parte la Svezia, l'hanno preso un po' tutti. Fantastico, Cristina. Allora, io andrei puntando direttamente sul romanzo adesso, perché insieme a Marco Carrera, l'altra protagonista del suo romanzo sembra di essere appunto la sofferenza. E mi chiedevo se questa sua scelta non fosse una critica indiretta nei confronti della nostra società, della società contemporanea, che tende di fuggire davanti alla sofferenza e dall'altra parte ci spinge verso la felicità, cioè cercare la felicità ad ogni costo. E mi chiedevo, invece il suo romanzo parla di sofferenza, ma parla di sofferenza non priva di senso, tutto il contrario, una sofferenza che dà senso, oppure dentro questa sofferenza c'è anche il senso. E questo mi ha fatto pensare, e volevo chiederle se anche lei ha avuto in mente questo, il titolo di Frankl, cioè l'uomo alla ricerca del senso. E vorrei saperne di più insieme ai nostri lettori romeni. Beh, dunque, allora, qui lei coglie nel segno di una ricerca, chiamiamola così, che io sto conducendo da molto tempo, perché in quasi tutte le interviste che io faccio ad altre persone, anche se non c'entra niente, io ci infilo sempre una domanda più o meno che rapporto ha lei con il dolore o con la sofferenza. Perché, sono d'accordo, noi nella nostra società tendiamo a demonizzarlo il dolore, a demonizzare la sofferenza, a cercare in tutti i modi possibili di cancellarla. Se non si può cancellarla con le sostanze, gli anestetici di vario tipo, anche non solo
quelli fisici, le pasticche, che quelle dobbiamo benedirle, perché altrimenti soffriremmo dolore fisico, ma anche tutto l'indotto, diciamo, per cancellare la sofferenza e il dolore morale. Quando non ci riusciamo, non sappiamo che farcene. Non concepiamo che il dolore e la sofferenza siano una parte costitutiva storica e naturale della crescita, dell'evoluzione e dell'avventura umana, ma non solo umana, animale, per qualunque forma di vita su questo pianeta. Abbiamo perso il senso del dolore e della sofferenza quando abbiamo cominciato ad avere, diciamo, l'illusione di poterla in qualche modo dominare, no? Cosa che poi, appunto, basta una sciocchezza, e di queste sciocchezze ne avvengono in questo momento, ne stanno avvenendo decine nel mondo, per far precipitare una persona a caso o una famiglia intera a caso nel più sordo e profondo dei dolori. Però non, in quel momento, in quel caso, non ci sono gli strumenti, non abbiamo gli strumenti, perché non siamo, per quanto siamo in una fase dell'umanità in cui mai come adesso la popolazione, le popolazioni anche di diverse aree del mondo sono educate, alfabetizzate, hanno letto, sanno qualcosa del mondo, e prima per milioni e milioni di persone non sapevano nulla. Però cosa farsene della sofferenza, come viverla e trattarla, è qualcosa che i nostri vecchi centinaia d'anni fa sapevano e noi non sappiamo più. Io questa domanda la faccio sempre a tutti e colleziono le risposte, no? Perché mi rendo conto che è un tema che si sono poi posti un po' tutti quanti. Vorrei citare una cosa che mi influenzò molto prima di cominciare a scrivere questo libro, ma quando già mi occupavo di questo, leggendo la conferenza stampa della presentazione del nuovo disco di Jovanotti, ok? Quindi un vero evento pop, no? Il nuovo disco si chiamava, mi pare, Safari, quindi credo che sia del 2015-2016, insomma, e lui presenta questo nuovo disco alla stampa, e all'inizio di questa presentazione lui dice, alcuni lo sapevano, però era una cosa abbastanza riservata, che era da 2 giorni morto suo fratello. Ora, era morto un fratello poco più grande di lui, quindi che non aveva neanche 50 anni. E quindi, insomma, quella cosa lì un po' raggelò l'uditorio di giornalisti, ma Jovanotti disse, di questa cosa io mi sto portando appresso un dolore immenso, spero che non se ne vada mai questo dolore. E poi si mise a rispondere alle domande sul disco. Bene, quello spero che non se ne vada mai è detto da Jovanotti, non da un filosofo, capito? Detto da uno che parla direttamente a milioni di persone. Mi ha fatto pensare che, insomma, bisognava anche affrettarsi, secondo me, di porre in primo piano la faccenda alla quale stavo lavorando, diciamo, da un po' di tempo, perché stava arrivando se lo dice Jovanotti, vuol dire che, va bene, lui lo dice su un'esperienza sua, ma vuol dire che ci sta riflettendo anche lui, ci sta cercando di trascinare alla riflessione su questo i milioni dei suoi fans, no? E che quindi evidentemente bisognerà dare una risposta adesso, del lavoro che si è fatto negli anni per trovare una risposta, e dunque anche un senso che della vita che contenga la sofferenza, visto che c'è e che non si può, abbiamo scoperto questa cosa, il dolore fisico si può farlo sparire con gli analgesici, con la morfina, eccetera, ma il dolore di vivere, la sofferenza per le perdite, eccetera, quello non si può far sparire, si può spazzarlo sotto il tappeto, si può rimuoverlo, ma con effetti moltiplicati di dolore e sofferenza successiva. Oppure si può sforzarsi di accettarlo come un elemento fondamentale nella costruzione dell'esperienza della vita, del godimento di questo dono che è la vita, senza considerarsi in quanto chiamati in un certo momento della nostra vita a soffrire,
sfortunati, vittime, eccetera. Perché se uno non ci ha riflettuto, se uno non ha fatto nessuna in nessun modo, diciamo, del lavoro su questo, quando poi gli tocca, la prima più naturale reazione è quella di sentirsi vittime, no? Come se toccasse solo a te. E invece non è così, tocca a tutti, ad alcuni tocca in maniera più ovviamente più atroce, è chiaro, però non porta a nulla sentirsi sacrificati, perché facendo un po' di lavoro si può trovare una forza, perché il dolore alla fine, quello che ho scoperto e che sapevo già, ma ne ho trovato conferma, è una fonte di energia enorme. E noi abbiamo bisogno di quell'energia, come abbiamo bisogno di tutte le altre fonti di energia che incontriamo lungo la strada, perché se non ci riforniamo lungo la strada che ci è toccata di percorrere, noi moriamo prima del tempo. Ecco, il dolore è una, ci auguriamo di incontrarla il meno possibile, ma è una fonte di energia che ci aspetta lungo la nostra strada per rifornirci di energia, per darci la forza e anche la motivazione per cambiare strada, tutto quello che non eravamo stati capaci di fare fin lì, a quel punto, avendo perso una buona ragione per restare fermi, ci può mettere in moto. È molto banalmente, è una, la sofferenza e il dolore è una forza. D'accordo? E quando ci riguarda, non è detto che sia solo contro di noi, è una forza della quale possiamo anche approfittare, visto che c'è, visto che ci è toccata, la sofferenza può anche essere quell'energia che ci tira fuori da situazioni altrimenti, vivere la vita pensando di essere una vittima, no? Pensando di non avere potuto, per colpa del destino, ottenere quello che si voleva, non è un gran bel modo di ringraziare del dono di essere stati messi al mondo, no? Ecco, riuscire ad affrontare la sofferenza, come ha detto Jovanotti in quella conferenza stampa, come dicono i filosofi, come dice soprattutto la psicoanalisi, che è una filosofia alla quale io sto molto attento, quello ci aiuta come? A utilizzare tutte le nostre forze e non soltanto quelle che è facile utilizzare, perché sono quelle che si attivano con la gioia e con la felicità. Una bellissima e dolce allo stesso tempo lezione, mai ex cattedra, perché Sandro Veronesi non fa lezioni ex cattedra, no? Stavo pensando, mentre lei parlava, a vari spunti per argomenti che sono sicura verranno fuori in questo nostro incontro, ma soprattutto stavo pensando ai giovani. Ai lettori giovani e in che misura questi sono, perché sicuramente sembrano presenti già nel codice genetico di questo libro, presenti come un pubblico implicito, presenti anche a livello epidermico, se mi riferisco alla forma del libro, al modo in cui lei gioca con i nuovi modi di comunicazione e le nuove piattaforme. Ecco, quindi come ha considerato il pubblico giovane, se ci ha pensato scrivendo il libro, e d'altra parte naturalmente qual è stata la ricezione dei giovani a questo romanzo? Allora guardi, no, io non ho pensato a pubblico giovane di lettori, perché io ignoro quanti siano i giovani che leggono, ma secondo me un giovane deve leggere i classici, un giovane deve avere anche quella, finché è giovane, quell'arroganza, no? Che ti fa chiudere gli occhi sul mondo tuo contemporaneo per nutrirti della grande tradizione del passato. Se non lo fai quando sei giovane, dopo non lo fai più, no? E quindi per me, diciamo, dando per scontato che tutti i giovani che leggono leggano Stendhal, Pirandello, Shakespeare e Joyce, io non penso a loro, cioè ai miei figli, perché io ce l'ho dei figli che hanno più o meno l'età dei lettori giovani, penso ai loro genitori,
mi interessa molto trasmettere la mia idea sui giovani, non ai giovani, perché la mia idea, l'idea che ho dei giovani è che se la possono cavare benissimo da soli, sia per quanto riguarda le proprie ragioni d'essere, il proprio senso della vita, eccetera, sia soprattutto, che è la cosa più importante, se la possono cavare da soli sulla soluzione di quei problemi che a noi adesso sembrano insolubili. Proprio per questo, invece, avrei piacere che il libro fosse stato letto e capito nella parte che riguarda questo dai genitori di quei giovani, cioè dai miei coetanei o quelli più grandi. Perché? Perché molti di questi giovani dei quali parlo sono minorenni. Perché il fatto che siano minorenni non significa che non contino nulla nella società. Contano come consumatori, vengono considerati come consumatori, ma contano anche come energia, non solo di cambiamento, ma anche di consolidamento. Non viene dato il voto ai sedicenni, ma se gli venisse dato il voto ai sedicenni, io non credo che sarebbe più sprecato del voto che hanno tanti quarantenni o cinquantenni, no? Anzi, credo che a 16 anni c'è meno confusione nella testa di un ragazzo, perché sta studiando, perché c'è una disciplina quotidiana che è data dalla scuola, che invece dopo si perde. Quindi io sono uno che ha molta fiducia nei giovani, talmente tanta ne ho, che non mi metto a parlare a loro. Perché secondo me le cose che gli devo dire io, loro le sanno già, o le sanno anche di più di quella che gli posso dire io, che arrivo dove arrivo. Il problema è cosa ce ne stiamo facendo noi di questi giovani. Perché li stiamo tenendo in una condizione, non dico solo in Italia, dico che nel mondo occidentale, il mondo delle libertà, il mondo dei consumi, il mondo globale, un sedicenne non conta niente. Certamente gli diamo delle strade solo quelle. Allora, se ci chiediamo perché c'è così un'alta incidenza di consumi di droghe nei minorenni, bisogna anche chiederci che alternative gli diamo. Perché il mercato illegale delle droghe noi non lo stronchiamo. Basterebbe per certe droghe essere depenalizzarle e toglierle dalle mani delle organizzazioni criminali per rendere la cosa molto meno grave, molto meno grave. Per cui un ragazzo che passa per di lì per delle esperienze pericolose che vuole fare non si trova in bocca a un'organizzazione mafiosa, tanto per cominciare. E poi bisogna vedere che alternative gli diamo, perché se comprarsi la droga è una cosa facilissima fuori da scuola o fuori da una discoteca, mentre accedere a un museo, parlo per l'Italia io adesso, costa 15 euro in Francia, a Parigi è gratis, giustamente, è gratuito il Louvre per i minorenni, per i ragazzi, per i giovani fino a 26 anni, ma per forza. Se gli dai un'alternativa, allora poi questi ci vanno al Louvre. Se gli dai un'alternativa apprezzabile, non so come dire, sensibile per loro. Allora, io quello che ho a cuore è di cercare di dire alle persone della mia età che i loro figli sono molto meglio di quanto loro pensino che siano, che hanno molto meno bisogno della loro guida, anzi prima si liberano della nostra guida, del nostro orientamento, e prima questa energia potrà giovare al mondo e al pianeta, visto quello che stiamo combinando noi. Quindi non penso ai ragazzi e alle ragazze come possibili lettori del mio romanzo, ma penso ai loro genitori. Voglio sperare di dar loro un segnale allo stesso tempo di condanna nei confronti di quello che noi facciamo generalmente dei nostri figli e di speranza riguardo al fatto che questi nostri figli tendenzialmente, ma perché è così che è andato sempre il mondo, non perché questa generazione sia migliore delle altre, questi nostri figli tendenzialmente dovrebbero portare un miglioramento alla vita sociale e anche alla vita del pianeta. Perché è naturale questa direzione, questa propensione, salvo quando appunto questa grande energia che si sviluppa nella giovane età non viene manipolata, soffocata o canalizzata soltanto verso due o tre uscite che sono quelle poi strumentalizzabili, che è il delitto che stiamo commettendo in quanto società occidentale post-capitalistica, consumistica, eccetera, nei confronti dei giovani. Li consideriamo
merce a volte, addirittura essi stessi merce, oppure consumatori di merce, non importa quale merce, legale o illegale, la loro necessità di esperienze viene sfruttata così, e la loro esperienza, perché anche essere giovani è un'esperienza, ed è molto importante come esperienza diretta, molto più di quello che posso ricordare io della mia giovinezza in un altro tempo e con altre condizioni, la loro esperienza viene ignorata. Non mi risulta che i ragazzi vengano ascoltati, almeno fino a quando non votano. E quindi, per prima cosa, io abbasserei l'età per votare alle elezioni a 15 anni. E dalla risposta con questo pensiero così chiaramente esposto, dalla risposta anche al perché di uno dei personaggi fondamentali, che è quello di Mirai Jin, che lei carica sì di speranza, ma anche per come l'abbiamo percepito noi di affetto. Mm-hmm. È un questo è l'unico aspetto del libro che ha incontrato dei malintesi. Il libro è stato molto fortunato. Dovunque sia uscito ha ottenuto grandi recensioni. Non avevo mai avuto un'esperienza di questo tipo. Però anche lì c'è, come è logico che sia, ci sono stati dei punti invece di insoddisfazione. Però mi sono reso conto che, colpa mia, sicuramente è colpa mia, però non è stato capito che il ritratto che viene fatto via via di Mirai Jin, cioè di questa nipotina che il nonno alleva e che è rimasta oggettivamente la sua unica ragione di vita, ok? Viene fatta oggetto di una adorazione, di una venerazione, che è un po' la caricatura di quella che tutti i nonni riversano sui propri nipoti. I genitori a volte sono ipercritici, a volte sono veramente conflittuali con i figli, ma i nonni, almeno in Italia, i nonni no. I nonni tendono a santificare i nipoti finché sono piccoli, è tutto perfetto, quello che fanno, sono i migliori in tutto. E io ho descritto in maniera apparentemente oggettiva questa ragazza con gli occhi di suo nonno. E suo nonno che è aggrappato a questa ragazza perché è tutto ciò che gli resta da lasciare al mondo, no? Ovviamente vede in lei la perfezione in tutto. Allora, probabilmente lei non è perfetta come dice il romanzo attraverso gli occhi del nonno, ma è sicuramente vero che è quello che la vita di l'intera vita di una persona lascia dopo di sé. E non fosse altro che per questo, per le ragioni che dicevo prima, è molto più conveniente venerarlo, anche, diciamo, passando sopra al dovere di insegnargli le cose che tante volte giustifica comportamenti, a volte anche disumani, nei confronti dei giovani. Lasciamo perdere questo. Sono poche le persone nel mondo che sono in grado di insegnare veramente qualcosa al prossimo. Lasciamo perdere questo compito qua, no? Se tu hai un adolescente in casa, no? Veneralo, come se fosse un idolo, come se fosse un piccolo dio che hai per casa. Secondo me è molto meglio che andare lì a dargli le ore, regola, allora no, un'ora, poi stacchi da internet, fai questo e fai quello. Secondo me è la cosa che fa meno danni. Ecco, se riesci a fare meno danni possibili a questo essere, a questa creatura, che è ancora pura, perché a 14, 13, 12 anni una creatura è pura, ok? Meno tossine gli metti, meno danni gli fai, e meglio è per lui o per lei. Allora, adorarla una persona, come Carrera adora sua nipotina, e come anche il romanzo appresso a Carrera adora questa Mirai Jin, è la cosa, alla fine, diciamo, meno pericolosa da fare con i minori, nella visione di cui ho parlato prima, che io ho di un mondo occidentale che i ragazzi e i bambini li sfrutta anche più di quanto nel terzo mondo non vengano sfruttati i bambini per fare i palloni dell'Adidas, eccetera. Noi li sfruttiamo di più di così, di più. Dovremmo venerarli un po' di più, dovremmo adorarli come
come un tempo si adoravano i vecchi e adesso non li adoriamo più, li sbattiamo dentro alle strutture, oppure prendiamo una persona estranea detta badante che deve fare tutto quello che noi non vogliamo più fare ai nostri vecchi, va bene, abbiamo abbandonato il culto dei vecchi, almeno però sostituiamolo col culto dei minori, dei bambini e degli adolescenti, perché sono un'altra categoria che se lo merita, diciamo. Non fosse altro perché, come i vecchi, sono deboli, non è che possono esprimersi al 100% con le proprie forze, perché devono sempre passare attraverso gli strumenti che noi gli diamo o gli neghiamo. Noi, intendo dire, società attiva, no? Del mondo contemporaneo. Visto che abbiamo tolto la venerazione dei vecchi, perché non vengono certo più venerati i vecchi, eppure fino a un paio di secoli fa erano venerati, e i bambini no, adesso almeno facciamo il contrario: i vecchi buttiamoli pure via, ma almeno, no, veneriamo l'infanzia, l'adolescenza, anziché pretendere di insegnargli. Ma che gli insegniamo? Se la terra brucia, abbiamo fatto un casino, i risultati sono sotto gli occhi di tutti e noi vogliamo insegnare. Un po' di amarezza anche, no, perché questa Mirai Jin sembra di essere anche una proposta per il futuro, quindi sembra di essere una non direi un modello per i giovani, perché così come lei ha ben detto non è che si propone di dare qualche consiglio ai giovani oppure di insegnargli qualcosa, ma allo stesso tempo lei sembra di essere un modello di atteggiamento verso questa società che purtroppo non siamo riusciti a costruirla, ma tutto il contrario. Quindi l'ha pensata come proprio come un modello per gli altri, cioè per i giovani. Perché ritorno un po' alla domanda di Juana, pensando anche a questi movimenti che i giovani stanno mettendo a punto, al fatto che i giovani hanno questa disponibilità di parlare di questi problemi, ci stanno portando una critica, cioè una critica verso di noi, gli altri, questi più grandi che abbiamo, sì, ecco, bruciato la terra. No, guardi, prendiamo TikTok, no? Che è il social media utilizzato da, almeno per maggior parte, da minorenni. Mm-hmm. Anche mia figlia segue TikTok, che ha 12 anni. A me, a parte sì, le ragazzine che ballano, queste cose qua, che non fanno nulla di male, per quel che mi è capitato di vedere, sono andato a guardare, no, che cos'è questo TikTok, di video che incitano al razzismo non ne ho trovati. Viceversa, ho trovato dei video che, in maniera molto simpatica, leggera, adatta a un dodicenne, però denunciano il razzismo. Ok? Ed è una denuncia da pari, non che viene dall'alto, dal padre, dall'insegnante, che secondo me è molto più efficace, d'accordo? Anche se magari chi fa questa denuncia, nemmeno chi fa questa denuncia sa esattamente quanto è orrendo il razzismo, ma comunque magari l'ha conosciuto, c'è una coppia di ragazzi mista, lui è di origine africana, lei è italiana, che fanno in Italia una specie di caricatura del razzismo proprio su di loro, no? Come se lui puzzasse, come se lui fosse sempre incivile, capito? Presso, giocano questa cosa e in questo modo trasmettono l'idea del pregiudizio al quale siamo tutti esposti. Questi sono dei ragazzi che parlano a dei ragazzi, ok? Non dico che tutti seguono queste persone, però queste persone hanno centinaia di migliaia di followers e non ci si dovrebbe lamentare di questo. Io sento sempre che ci si lamenta del fatto che una che si trucca gli occhi ha 1 milione di followers. Vabbè, forse è un po' pochino, ecco, truccarsi gli occhi, però questo ti dimostra la potenza formidabile di questo strumento, perché se invece di truccarsi gli occhi, oppure come ha fatto quella ragazza cinese, mentre si trucca gli occhi, in inglese però, facendo finta di truccarsi gli occhi, sta denunciando tutti i soprusi nei confronti dei giovani che protestavano a Hong Kong, e poi faceva finta invece di starsi truccando. Queste sono forme strepitose di
aggregazione orizzontale, delle quali noi non ci dovremmo preoccupare. Noi dobbiamo preoccuparci del deep web degli adulti, con tutta quella robaccia orrenda che contiene e l'impossibilità di intervenire, di oscurare, di tracciare anche soltanto chi sono quelli che fanno smercio di materiale pedopornografico in tutto il mondo. Questo ci dovrebbe preoccupare, non TikTok, non gli adolescenti che parlano tra di loro e il grande successo in termini di like che possono ottenere. Possono ottenere tutti i like del mondo, ma finché non ci si avventa sopra qualcuno per vendergli roba, quel milione di like non significa nulla, significa un sorrisetto, significa un click. Naturalmente, quando noi diciamo un milione di like, andiamo a farci pubblicità, cosa, allora sì che diventa, però non sono loro, siamo noi che stiamo sfruttando commercialmente e manipolando una manifestazione di interesse, sia per il trucco, sia per i problemi legati al razzismo, sia per il ballo, sia per Shakespeare è lì, vuoi che non arrivi qualche ragazzo o qualche ragazza con una certa, un certo carisma, no? Che mentre ti parla del trucco, del ballo, un giorno ti parla anche di Shakespeare. E milioni di ragazzini e di ragazzine, magari non perché glielo dice il professore, perché glielo dice la maestra, ma perché glielo dice il social media, incontreranno Shakespeare. E lì mi sembra difficile che il mondo futuro, il mondo dei social media, possa fare a meno di Shakespeare. E se dobbiamo preoccuparci dei social media, io mi preoccuperei di quelli che sono gestiti dalla gente come noi, come me, da questi falchi che vogliono monetizzare, sfruttare e manipolare e modificare e turbare e truccare tutto. Ma non sono gli adolescenti questi. Gli adolescenti sono le prime vittime di tutto questo. Siamo noi quelli che concepiscono il web come la grande occasione di alterare e di modificare i risultati delle elezioni, così come le preferenze, così come la diffusione delle fake news. Ma a quale adolescente viene per la testa di utilizzare TikTok per convincere milioni di persone di una cosa palesemente fasulla? Sono semmai i primi o tra i primi a rimanere vittime di questo. Questo sì, ma certamente non sono loro la parte attiva. E quindi dico, diamogli più azione a loro, diamogli più potere a loro e leviamolo a questa parte di umanità che ha già fallito e che naturalmente è, io dico noi, però ho davanti due donne e anche qui bisogna fare una distinzione, sono in larga parte maschi quelli che hanno fallito, quelli che si sono portati dietro nel proprio fallimento quasi tutto il pianeta, di sicuramente una parte consistente dell'economia e anche dell'equilibrio naturale, sono quasi tutti maschi. E quindi un'altra delle cause per cui esiste Mirai Gina alla fine del romanzo è che è una donna. Non solo è una giovane, ma è una donna. Perché può anche darsi che pure le donne facciano un gran casino, ma almeno facciamole provare. Perché per ora quello che vediamo e che non va bene è il frutto di un accanimento, diciamo, maschile. Sul concetto di mondo, sul concetto di umanità, sul concetto di società, maschile nel senso deteriore del termine. Io sono maschio e mi riconosco in tutto nell'essere maschio, però riconosco anche che c'è un marchio di mascolinità che va eliminato. L'unico modo per eliminarlo è di mettere una donna dove c'erano degli uomini, quella sicuramente quel marchio non se lo porta appresso. No, mi sembra di trovare qualche spunto molto, diciamo, postmoderno nel suo discorso, perché questa idea di fare spazio a quelli che fino a qualche, non so, anno fa o predecennio si trovavano alla margine della società, quindi non avevano il potere di decidere, non aveva il potere di mettersi in scena, di far sapere dei loro pensieri.
Per dire la verità, fino a questo momento non ho mai pensato ai suoi romanzi come dei romanzi necessariamente postmoderni, quindi non so se lei li pensi allo stesso modo. La Solo per... volta che mi è stato dato del postmoderno era il 95, credo, con il mio terzo romanzo, che è un romanzo che non ha avuto successo e quindi non è stato tradotto mai da nessuno, in nessuna parte del mondo, però che secondo me non ha nulla di meno degli altri. È un po' anche un problema editoriale, ci fu un po' di confusione, cambiai editore, eccetera. Però già lì fu utilizzato questo termine e non in maniera... Che può anche essere utilizzato in maniera dispregiativa, Dispregiativa, sì. però invece no. Quel poco che riscosse quel romanzo in termini di recensioni, portava questo aggettivo postmoderno, ma con rispetto. Cioè, il postmodern, io l'ho studiato, è un fenomeno principalmente architettonico, è stata l'architettura a portare il concetto di postmodernismo. Io ho proprio studiato quello perché Una erano laurea gli anni. in architettura, no? Io sono laureato in architettura e quindi per me il postmodern non è un problema, è un avvicendarsi con una linea di cambiamento di un modo di concepire lo stile. Ma ho visto poi che invece in altre manifestazioni, soprattutto quelle più industriali, postmodernismo è diventato sinonimo di gran guazzabuglio, di mettere tutte le cose senza un criterio, no? Come se appunto dopo il modernismo ci fosse il caos. Non è così. Non è così nell'impostazione. Per cui sì, io l'accetto volentieri, visto che mi sono già abituato. Non ci avevo pensato quando scrivevo quel romanzo, ma poi ci ho riflettuto e ho detto: ma io dov'è che mi sono strutturato nello studio? Nello studiare l'architettura, e una volta che ho studiato l'architettura classica, che in Italia diciamo, ha raggiunto delle vette che possono essere non solo studiate, ma viste. Io studiavo architettura a Firenze, figurate, passavo tutti i giorni sotto il campanile di Giotto o il San Michele, e quelle erano lezioni di architettura a cielo aperto. E dopo quelle, però, che ti danno l'idea di che cos'è l'armonia nel concetto classico. Poi io vivevo proprio un concetto di studio postmoderno, e cioè l'architettura moderna era finita la fiducia nella prefabbricazione, nell'edilizia popolare, nell'edilizia per i poveri, sovvenzionata, erano tutte più o meno state delle lezioni che si erano esaurite, e si erano esaurite anche male, con dei fallimenti. E quello era il modernismo. Dopo il modernismo, che cosa ci inventiamo? Questa era la domanda. Bene, qualcuno tra i più giovani venuti dopo si era inventato il postmodernismo, che appunto recuperava però dal passato molti più, a partire dagli stilemi classici, ma molti concetti. E io non mi ero accorto che avevo introiettato nel mio modo di comporre, ok? Che ho studiato per comporre manufatti edilizi, e poi invece nella vita mi sono trovato a comporre opere di narrativa, però nel mio modo di comporre quella impostazione, che è l'unica impostazione di studio strutturato che io abbia fatto, ha lasciato il suo segno. Quindi, se lo dice lei, io lo accetto. Io non mi sono mai sentito di dire adesso scrivo un bel libro postmoderno. Non ho mai pensato a questo mentre scrivevo, ma siccome mi è stato detto, è già parecchio tempo fa, io non mi tiro indietro di fronte a una definizione di questo tipo, perché non può essere un caso che io il postmodernismo l'ho studiato in architettura, se poi ci sono tracce di postmodernismo nella mia scrittura. Juana sulla musica, Sì, forse. infatti, noi, senza che lei lo sappia, e questo per i traduttori è sempre bello, devo dire. I traduttori fanno un dialogo con gli autori che gli autori stessi non sanno mai, di cui non hanno idea. Noi dialoghiamo senza che l'autore lo sappia. E da questo dialogo di prima, del nostro dialogo di oggi, per esempio, a parte l'edizione romena tradotta da Cristina Goggianu e da me, è venuto fuori come corollario
anche un altro, un gioco, cioè un playlist del libro. Noi abbiamo creato il playlist del libro, probabilmente non siamo le uniche. La casa editrice ha accolto questa proposta e l'ha messo pure sul blog, quindi per noi ha senso, ecco, per accompagnare il libro. E quindi ci tenevamo a dirglielo questo. Poi naturalmente gli spunti per altri argomenti di dialogo ce ne sono, c'è l'innominabile, c'è Marco Carrera come una specie di Amleto. Noi saremmo qui anche tutta la giornata a parlare con lei, senza con questo fare minimamente lo spoiler del libro, perché il libro va letto. Quindi non lo so, non so se lei per esempio ha una domanda da fare, cioè ci sono delle domande che fa ai suoi traduttori o li lascia fare? Allora, il mio rapporto con i traduttori, naturalmente ci sono i traduttori in lingue che io conosco, che sono due, il francese, diciamo tre, il francese, lo spagnolo e l'inglese. E poi ci sono i traduttori in lingue che io non conosco, che dal tedesco in là, tutte, con i quali il rapporto è diverso, ovviamente. Il rapporto, con i traduttori di lingue che non conosco generalmente si esaurisce a qualche mail nelle quali mi viene chiesto il senso di qualcosa che magari suona ambiguo perché è una cosa gergale, perché è una cosa. Molti di questi traduttori trovano degli errori, li trovano i traduttori e non io, e non il Editor. mio editor, e non l'editor della casa editrice. Questo vorrà dire pure qualcosa, no? Se il traduttore trova errori che sono sfuggiti a professionisti che devono trovare errori, vuol dire che l'idea di tradurre un libro ti fa andare più in profondità nella lettura di quello che hai davanti e ti fa trovare delle incongruenze che altri, che rimangono su quella lingua, che non la devono tradurre in un'altra, possono permettersi di ignorare. È un po' successo nel tempo, un po' troppe volte, perché sia un caso, no? Che degli errori di tutti i tipi, a volte degli anacronismi, a volte degli errori di italiano, seppure devo dire quelli abbastanza rari, ma errori di incongruenze, di cose che non tornano con 100 pagine prima. Queste cose qua sono successe spesso con il libro già uscito e pubblicato nel mondo, con i traduttori magari che arrivavano dopo, magari lituano, oppure che dicevano: ma qui cosa vuol dire? E io dicevo: porca miseria, ha ragione. E cambiare a quel punto era difficile perché il libro era già fuori. Però siccome io ho sempre avuto un rapporto con i miei traduttori che erano uno, la domanda è: ma come avete fatto a tradurlo in due? Come avete lavorato? Come vi siete divisi? Come avete fatto? Risponderei io inizialmente a questa domanda. Beh, c'è un segreto. Al di là dell'amicizia, studentessa all'Università di Bucarest, si è laureata con me sulla letteratura contemporanea e sin da allora abbiamo cominciato a condividere delle passioni letterarie. Adesso io, senza voler fare delle gaffe, direi che la prima di queste passioni è stata quella per Melania Mazzucco. Quindi sin da allora c'era la proposta di fare prima o poi una traduzione a quattro mani, come una specie di sinfonia, no? Quindi quando c'è stata la proposta sul romanzo Il Colibrì, abbiamo pensato, ma dai, facciamolo. Ma Cristina. cosa avete fatto? Cioè, chi faceva prima? Vi siete divisi le pagine? Come funziona? Dillo tu. Allora, il romanzo è stato dimezzato, fra le virgolette. Juana ha cominciato la prima parte, diciamo la prima metà del romanzo, la traduzione. In un certo modo è stata lei a dare quindi la prima voce. Poi ciascuna ha lavorato la sua parte e man mano andando abbiamo cominciato a correggere la parte dell'altra vicenda.
Quindi è stata prima di questo romanzo, prima che arrivasse alla casa editrice per la lettura di una redattrice, è stato praticamente comunque letto già 2 volte, da ciascuna di noi. Quindi all'inizio è stato un lavoro individuale, dopo è stato uno scambio, sempre uno scambio. Uno Quindi, se ho scambio. capito bene, è come quando si mescolano insieme 2 colori. Alla fine viene un Appunto. terzo colore, che non è più Appunto. né il primo né il secondo. Appunto, Così. esatto, sì, è stato così, quindi perché alla fine il nostro desiderio era proprio di dare una voce unica alla traduzione, cioè di non avere degli... Ma di nuovo è un vecchio sogno, per dire la verità, così come ha ben detto Juan, è un sogno che abbiamo avuto, è stata lei a propormi, quindi prima infatti è stata lei per la prima volta che mi ha detto guarda perché non provi di tradurre un paio di pagine, questo succedeva, vabbè. Quindi alla fine, per dire la verità, il suo romanzo è stato un regalo anche per noi due, perché infatti siamo riuscite a portare a buon fine un sogno così vecchio, cioè quello di tradurre un libro a 4 mani. Dobbiamo dirle grazie praticamente. Anch'io Veramente. No, c'è ringrazio voi. stata anche la mano della redattrice che ha aiutato molto ad armonizzare. Però era bello farsi le telefonate all'una di notte e dire: Oh, ma allora per i mulinelli, per che cosa optiamo? Qual è il termine romena? E l'innominabile, guarda che fa riferimento a Manzoni, vediamo com'è stato tradotto l'innominato in romeno. No, non sta bene, allora cambiamo. Però Come insomma, cioè, è stato tradotto innominabile? è stato tradotto Nenumitul. No, non è stato tradotto Nenumitul. Aspetta. Mo che adesso Nenumitul è la scelta che abbiamo No, fatto aspetta un attimo. noi Perché in ed inglese è era. stato tradotto The Omen, ovviamente, che però è un'altra cosa. Appunto, è quello il diavolo. Adesso mi sfugge. Vabbè, Adesso. però insomma, Comunque non aspetta un abbiamo attimo, anzi. voluto scegliere quella variante, però siamo rimasti nella zona, Sapete appunto. dove potevate andare a prenderlo? Nella traduzione rumena di Harry Potter, perché siccome Anche. Voldemort è colui che non si può nominare, His name must not be spoken. evidentemente lì avreste trovato la possibilità di tradurre anche l'innominabile, perché più o meno è la stessa cosa. Sì, era tradotto, se non mi sbaglio, il manzoniano era tradotto con un sintagma e noi abbiamo optato per una parola sola, Ah. perché era più, ecco, l'impatto era più forte. Comunque. Sono d'accordo, sono d'accordo. Sempre più forte l'impatto di una parola che di un sintagma. Io devo scusarmi per lo sfondo un po' anodino, ma sono in un albergo di Milano perché stasera devo fare una lettura ed era l'unica possibilità per me in questa settimana di dedicarvi un'ora. Perché altrimenti sono sempre in movimento, in viaggio, non so come avrei potuto fare. Però siamo in una stanza d'albergo, ecco. No, ma noi ringraziamo e ci fa piacere. D'altronde cercavo di capire che cos'erano, dei poster, manifesti musicali, va bene. Appunto, Non anche è io. roba mia, ecco, non volevo che voi poi andasse a cercare, cioè, è una bella, anche una bella camera d'albergo, però è una camera d'albergo. Ci ho messo piede 2 ore fa e domattina alle 7 vado via. Io spero che avremo invece modo di incontrarci dal vivo a Bucarest. Di persona, Magari, io non sono sì. mai stato. Cioè, sì, sono stato una volta per 6 ore, no, nemmeno 4 ore in Romania, tornando in Italia dalla Jugoslavia durante però la guerra serbo-croata nel 92, e quindi passando da Timișoara e poi dalla. Come si chiama? La regione di Dracula, la Transilvania. Transilvania, per arrivare in Ungheria per poi tornare in Italia. E però erano tempi piuttosto duri, insomma, l'esperienza finché non è sceso il buio. Poi il buio in Transilvania è un'esperienza mistica, il buio più buio che abbia mai visto in vita mia, quello. E per 2 ore si guidò in questo buio per arrivare in Ungheria, era un'esperienza trascendente. Però ricordo che erano anni duri, nei primi anni 90, ancora Timisoara sembrava bombardata, per quanto ancora si trovava in difficoltà. Quindi io la Romania come ora non l'ho vista mai.
e mi piacerebbe proprio vederla. Speriamo di avere modo di farlo, anche perché il pubblico romeno è un pubblico conoscitore e amante della letteratura italiana classica e contemporanea. Quindi consideri questo come un invito. Invito. Proto invito, va bene. Un proto invito. Grazie. Bene, la ringraziamo per questo bellissimo incontro. In bocca al lupo per tutto. Noi siamo qui prontissime anche a tradurre il prossimo libro, quindi... Ok, va bene. Il prossimo libro io lo scrivo a quattro mani, insieme con un altro, e quindi ottimo. È perfetto. Scrivo a quattro mani, sarà tutto a quattro mani. Esatto. Bene. Grazie mille. Grazie. Buona Milano. Grazie mille. Arrivederci, grazie. Arrivederci.